ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti Bestia Fitness, è tornato a trovarmi un triceratopo, una bestia, un animale in piena preparazione, Maurone, sì, a 137 kg. Abbiamo super genetica, le 300 libbre di body weight. C'è gente che non li fa neanche di panca, noi li pesiamo. Maurone, che dire, sei sempre più grosso e sempre più forte. Assolutamente, giusto? Sì. Infatti stiamo preparando una bella garetta Strongman, come avevo promesso, 16 dicembre a Milano, e ci sarà un ospite specialissimo. Si può già spoilerare? Si può spoilerare. Sono riuscito a invitare niente po' di meno che Thor, la montagna. Io racconto un piccolo aneddoto. Thor l'ho incontrato l'anno scorso, finale di Champions, che era andata male, però vabbè, quel giorno lì ero andato a Milano proprio per vedere l'Inter, e lui era presente a una fiera del fumetto, quindi ho avuto proprio l'occasione di vederlo dal vivo, una montagna proprio nel vero senso della parola, e secondo me era anche fuori forma in quel periodo lì, perché aveva appena avuto lo strappo al pettorale, ti ricordi? Sì. Vabbè, comunque Thor lo vedremo in seguito. Oggi, Maurone, eri già stato qua e avevi fatto il tuo record di stacco da terra, 365 kg. Esattamente. Oggi però abbiamo una novità, un bel corpettino. Adoro. Esatto, molto sexy, devo dire, che mi ha prestato niente un po' di meno che Nicola. Quindi siamo riusciti. Sei riuscito a entrarci dentro? A fatica, meno male che c'era lui, perché ragazzi, questo è stretto. Questo era proprio il suo. Le mole siete lì, quindi vi trovate. Esattamente. Bene, quindi partiamo. Carichissimi, pronti? Vai. Ok ragazzi, ci stiamo, ufficiale, prima alzata 120 kg, easy. Com'è il corpetto? Duro, però meglio così, vuol dire che darà più chili. Ma dopo ti devi tirare su anche queste? Se ci riusciamo, sì. Nick, ce la faremo? Ci sarà da tribulare, ma ce la facciamo. Va bene, next peso? 70. Pronti? Ecco Maurone che effettua un test col corpetto ancora abbassato a 200. Insomma, bene, ma si fa fatica. Fa fatica. Sì, quando hai sul corpetto fai più fatica a incastrarti che poi a fare l'alzata. Cioè la parte difficile è il prima, è il posizionarsi giusto. Il setting. Sì. Ed ecco Maurone alle prese con una delle manovre forse più difficili di tutta l'alzata, ovvero mettere ufficialmente il corpetto a 137 kg, non è facile. Dai, siamo qua da mezz'ora, quindi è un buon tempo. Con calma. Esatto. A few moments later. Siamo quasi. One hour later. E chi cazzo lo toglie? Io adesso ci vado a dormire stanotte. 2 hours later. Ok ragazzi, ci siamo, dopo diversi tentativi il costume è salito. 3 hours later. Dai. Buona. Io ce l'ho. Taglio un po' più su. Scusa. Aspetta. Aspetta. Buona. Ancora? 6 hours later. Raccontiamo anche giustamente quello che sta succedendo. Sono passati alcuni minuti perché Maurone e i gioielli di famiglia erano un po' schiacciati. Non erano a loro agio, diciamo. Esatto. Quindi abbiamo dovuto verificare che fosse tutto al suo posto. Precisi, sono sempre lì, tranquilli. Sono sempre lì. Okay. E quindi adesso si può andare avanti. E ricciamo, proviamo. Però gli dobbiamo rimettere il suo ancora. Auguri. Tomorrow. 2, 3, su. Le ultime indicazioni al Mauritano. Buono. Com'è?
thousand years later. Scaricati completamente d'aria, agguantalo e non mettere la cintura. Quanto è qua? 200 kg? Yes. Ci siamo ragazzi, allora Maurone ufficialmente con sul corpetto, questi sono 200 kg, vediamo un po' come salgono. Nick prima gli stava consigliando di non mettere la cintura a questo giro perché sennò sarebbe difficile poi riuscire a continuare a respirare. E la... sarà già difficile adesso. Vediamo un po'. Oop. Beh, 200 kg volati proprio lampo. Com'è? Tosta arrivare giù. Arrivare giù c'è da farsi il segno della croce. Poi una volta che sei lì, vola. Easy weight. Quindi, continuiamo? Sì. 2,40. 2,40. Adesso ufficialmente la cintura. Dai Nicola, dici qualcosa. Che succede? Allora, a livello di strappo lo tirerà su in penso mezzo secondo a vedere se riesce a respirare bene. Un po' come le mie prestazioni del resto. Non parlavo naturalmente dello sacco da terra. Vabbè, ci troviamo qua alla Bestia Fitness, 2,40. 2,40, Mauro li mangia adesso. A proposito di mangiare... Nick, ho già fame. Non si era capito. Comunque, secondo te, Nick, un mauritano di queste dimensioni, quanti chili potrebbe arrivare a sollevare oggi? Vai, lancia una previsione. Per me 3,30 tutti, tranquillamente. Importante è che riesca a prendere bene confidenza col costume. Quindi per voi powerlifter l'importante non è partecipare, ma è prendere confidenza con il costume. Esatto. Perfetto. Vai Mauro! Beh, direi che sono volati. Abbastanza. 2,40 così veloce, mezzo secondo, la tua previsione Nick era giusta. Ci siamo, ci mette più tempo a resettarsi. Più la fase di setting che neanche... Che il resto. The Beast. La chiudiamo qua o progrediamo? Stiamo scherzando. No, saliamo. Io direi 2,70. 2,70. Ed eccoci qua ragazzi, di nuovo pronti per una nuova alzata di Maurone, 270 kg. Sembrerebbe Nick che il costume sia salito più facilmente a questo giro. Adesso è molto meglio, adesso il costume si è settato bene. Ma come funziona? Ogni serie praticamente il costume diventa sempre più morbido, quindi è sempre più facile metterlo, sì, su. Una volta che tu l'hai fatto salire, poi cominci a fare una, due, tre ripetizioni, lui si setta e poi diventa abbastanza facile metterlo su. A parte difficile prendere aria, caricarsi. Esatto. Di aria quando si scende. Esatto. Qualche consiglio Nick? L'unico modo per usare un costume del genere è scaricarsi completamente d'aria, quindi settarsi, tirare una grande renza, settarsi bene e poi quando sei giù in una fase come sta facendo adesso Maurone, prima proprio di partire, prendere quel minimo d'aria che ti serve per fare l'alzata. Dai Maurone, dai che vola, vai, ulla. Bomba, molto belli questi, un po' di confidenza. Sembravano ancora più confident rispetto ai 2,40. Ma il peso ti aiuta, riesci a rimanere più attaccato. 2,40 peso da 2,40. Da donne. No, tra l'altro 2,70 è il mio record massimale, l'hai appena eguagliato. Infatti da donne ho detto. Esatto, hai ragione. Vado a mettermi la parrucca subito. Se vuoi. Passiamo a 300. 300 come gli spartani. Ecco Maurone, 300 kg. Grazie aria. Vai, falli volare, bestia! Su! Questi sono volati proprio... Questi qui, raga, sono volati proprio... Noi non li abbiamo visti. Neanche io. Tu ne hai anche sentiti? Quindi? Saliamo, 3,30. Ah, dai! 3,30! 3,30! 3,30!
Adesso i pesi cominciano a farsi interessanti. Finalmente dei pesi dignitosi sul mio canale, brother. Finché facciamo gli allenamenti io e te. Vai Mauro, 3:30, ragazzi ci siamo. Vai Mauro. Che mi sta a filmarmi. Ecco Mauro che si prepara, ingessato fino all'avambraccio a questo giro, fascette a 8, corpetto della Nick Titan, giusto? Beta, scherzavo ragazzi, non prendetevela con me nei commenti. Dai, ecco Maurone che si prepara all'alzata, 3:30 ragazzi. A vedere come ha fatto i 300 prima, secondo me anche questi se li può tranquillamente bere. Vediamo. Aurone si sta settando. Vediamo un po' come porterà a casa questa reps. Volata. Ragazzi, volata. Brother, ma sono volati anche questi. Certo. Ah, ma tu c'hai la tua playlist nelle cuffiette, sì, che se ascolti reggaeton, sì, ferma via 220. Ma forse anche a qualcosa meno. Cosa c'è? Problemi. Vabbè, solo lui e reggaeton. Siamo a 3:30 ragazzi, cosa facciamo? No, per oggi va bene così. Beh, comunque sia, com'è stata questa prova a corpetto? Molto. Cioè, allora, il corpetto difficile, bellissimo. È una cosa che in Italia andava molto anni fa, adesso è un po' in disuso. È difficile, però a chi piace da tanto. Cioè, diciamo che potrebbe anche essere una cosa, dico, parlo tu, quante volte l'avevi messo nella tua vita? Questa la seconda, okay. Con le bretelle la prima. Con le bretelle la prima volta, sì. Quindi sicuramente avrebbe bisogno anche tu bisogno anche tu di prendere un po' di confidenza. Ma sicuramente sì. Allenamento dopo allenamento. Esatto. Quindi oggi era un po' un test. Allora, considera che le prime volte mediamente non riesci neanche ad arrivare al bilanciere. Quindi già il fatto che siamo riusciti ad arrivarci a farlo, tanta roba. Sai, le prime volte sono sempre un po' così. Poi ci si prende confidenza. E lì viaggia, che è una meraviglia. Come si impennano. Allora ragazzi, dalla Bestia Fitness è tutto. Maurone, grazie di essere passato, ci rivedremo sicuramente. Poi noi il 16 veniamo sicuramente, Vi ricordo, a Milano, zona Milano, adesso non diciamo Milano Brianza, quando ne sapremo di più lo comunicheremo. Ci sarà Maurone, ci sarà Torbi Orson, ci saremo anche io, Dick, vabbè, non c'è lì, a far da compagni. E allora ragazzi, ci vediamo alla prossima, buona domenica e chiudiamo col solito boom. Certo. Però bello cattivo, no, verso lì. Scusate ragazzi, mi ero dimenticato. Fuori onda veloce, codice sconto Bestia per ricevere subito il 10% più omaggi extra sul sito Prozis questo mese. Ci sono gli sconti, fino a 60, sconti enormi. Il 50, il 60, il 20%, in più anche i miei omaggi extra. Allora cosa aspettate? Codice sconto Bestia. Boom.